Ripartiremo! Da capo. Ogni giorno. Come il giorno della marmotta. Finirà, sicuramente finirà. Però ho una brutta notizia per voi. Questa quarantena non è una livella. Non è una livella. Chi era ricco sarà ancora ricco. Chi era povero sarà ancora più povero. Ricomincerete a pagare il mutuo, ricominceremo a pagare le tasse in sospeso, pagheremo quelle nuove e piano piano si tornerà alla nostra normalità. E non ci sarà nemmeno un nuovo risorgimento come genere umano. I furbi saranno sempre convinti di essere furbi. Salvini sarà sempre Salvini. E la protezione civile continuerà a chiederci soldi. Paghiamo già le tasse. Ma perché? Io come comico non vedo l'ora di dare il mio contributo, di fare tutte quelle serate di beneficenza che facevo prima per raccogliere fondi. Sinceramente sto ancora aspettando che quelli che hanno un posto fisso e uno stipendio sicuro donino il corrispondente in denaro di un'ora del loro lavoro ad un fondo destinato agli artisti in difficoltà. Ci conto. Ormai siamo tutti eroi, solo per il fatto di restare a casa. Quello designato per andare a fare la spesa è qualcosa di più. Ormai, prima di uscire la mattina presto per andare a fare la spesa bardato come uno dei personaggi di Fortnite, lascio lettere alla mia famiglia. Come un partigiano prima dell'esecuzione. Questa mattina? Supermercato? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La chat delle mamme, nella quale sono inserito, non è stato facile, mi hanno fatto giurare su un santino che poi hanno bruciato. Ha raggiunto vette inesplorate. Ormai è una lobby politica. Siamo riusciti a imporre il nostro volere al governo. I bambini possono uscire. Ho chiesto a mio figlio se voleva uscire un po', mi ha detto: ma è possibile che voi vecchi non lo capite? Dovete stare a casa, dovete stare a casa! Non siamo più uniti. Anche se continuiamo ad ostentare una sorta di orgoglio nazionale che non ci appartiene. Improvvisamente non si canta più dai balconi. Oppure c'è stata una sorta di televoto e cantano solo quelli che sono passati alla fase finale. Abbiamo nuovi status symbol. Amokina Gel Money. Oh, sì. Mascherina. Oh, sì. Lievito. Ancora, ancora, ancora. Il Gel Money fortunatamente adesso si trova perché stavamo iniziando a fare esperimenti con tutto. La mascherina invece si trova solo nel deep web ed è un oggetto del desiderio. Chi ce l'ha? Però la porta con nonchalance, di solito nel modo sbagliato. Oppure la porta così. Io c'ho la mascherina e tu no. Il lievito, sinceramente, non lo capisco. Ok, mi fate il pane, la pizza, la focaccia, le brioche, un infarto. Però perché è diventato l'oggetto del desiderio? Ma che cazzo ci dovete fare? Sono fortunati quegli imprenditori il cui prodotto diventa di moda. Mio zio ha una piccola fabbrichetta dove producono motorini per vibratori. Se vi va di dire che cominciano a scarseggiare, come famiglia ringraziamo.